Abbiamo trovato il DVD di Twilight. Purtroppo non c'è la versione a tre dischi, quindi andiamo a cercarla. Vediamo. Io non sono molto speranzosa. Allora, sì, ma hai fatti. Ma no, vediamo se trovo. Vediamo. Io seguo lei. Ma i DVD non sono mica dall'altra parte. Se non c'è nessuno che ci... Provo pubblicità qualche disco, se lo trovo. Qui? Non c'entra niente. Sì, te pareva. Meglio questo. Anche se quell'altro fa più ridere. Amore, non distrarti. Non distrarti. Non distrarti. Mi sa che non lo troviamo. No. C'è di tutto e di più? Ecco, è che tira fuori. Aspetta. Adesso si soffermerà sulla faccina dolce, dolce, dolce. Non dolce. Lo dire. Ok, sto zitta. Una sorpresa. Surprise, surprise. Guardala. Guardate ciò. Ciao, ciò. E meno male che dovevamo cercare il Ludi. Sì, no, adesso... Ah! Ecco, lui. Pareva. Lui. Lui è il mito. Mannaggia, ferma. C'era la luce. Raffaella Carrà? No, No, non ci interessa. Però... Però... Troviamo almeno il CD con i sì, cioè i singoli, le canzoni del film, neanche quello troviamo. Si può mai sapere cosa si può trovare qua dentro? Niente. Non c'è il coso colonne sonore? Andiamo di qua. Andiamo di lì. Non c'è la colonna sonora. Però c'è Harry Potter. Harry Potter. Non sappiamo cosa c'entra, ma c'è Harry Potter. Mi piace sto giro. Ok, poi c'è pubblicità ai Maroon 5, perché sono pubblicità occupate. Ovviamente pubblicità ai Jonas. Ce l'ho. Poi qui mostriamo tutto. Poi immaginatevi questo autografato. Prova sì. Sua. No, non c'è. No. Vediamo se chiamo Taylor. Io troverò quel DVD anche se dovessi andare in capo al mondo. Anche se devo andare a cercare nelle baracche di Robert Pattinson. Oh, povero Robert. Volete sonore? Dove? Qua. Ecco. Se invece decidete di prendere Scialla, l'unica canzone che dovete ascoltare è la 16, perché è quella di Mario. Gli altri se possono pure. Scusate le parole. Accettabile questo. I linki? Ovviamente. Basta. Da bruciare questo. Lezione un po' di musica.